Comunque, tornando a noi, dobbiamo creare qualche workshop di video. Smanettoni, piace toccare la fotocamera, subito guardano la parte video perché molti cominciano, si fanno i loro tutorial, diventano influencer, hanno capito, a differenza dei trentenni, quarantenni, cinquantenni, le dinamiche del web, che se tu vuoi diventare qualcuno devi postare materiale, devi utilizzare tanti social vuol dire inserire tante immagini ma tanti video. Poi anche i ragazzi hanno scoperto che i video sono visualizzati maggiormente rispetto alle fotografie. L'algoritmo di Instagram permette ai video di essere inseriti più volte e quindi di essere più visti. Quindi questi ragazzi già hanno capito le potenzialità del video, iniziano con il cellulare, poi il passaggio alla fotocamera perché vogliono lo sfocato, vogliono dei mezzi più performanti, per quello che come hai detto te questi vogliono. Bene, Quindi e beh, essendo allora dobbiamo possiamo cercare di. mettere questo argomento centrale, cioè chi vuole passare dal cellulare, cioè filmato video, a macchina fotografica, cioè Per video di ottenere macchina filmati di qualità, per fotografica, ottenere filmati di qualità. per social, perché Sì. No, no? questo Cioè questo può essere un argomento piuttosto importante e interessante, cioè tecnica per filmato per social. sì, per social, perché poi quando si vanno a fare questi tutorial, se tu li vedi, ci sono molti tutorial dove devi avere il background pulito, se tu ti fai il tutorial che è tutto sporco il tuo sfondo, cioè anche chi guarda è stancante con l'immagine perché ti disturba, non riesci a Certo. essere concentrato, quindi anche per loro far capire che si possono creare dei video con i loro amici, cioè all'inizio sono a livello ludico, divertimento, poi a livello didattico, quindi creare dei veri e propri tutorial, poi possono creare gruppo e sono attività che ti permettono anche di conoscere gente, di non stare chiusi in casa, di evadere, di Certo. condividere esperienze, rappresentare esperienze, secondo me può funzionare proprio dal telefonino. No, perché sì, è vero, anche cioè, questa creare una comunità è anche molto interessante. Sì, Fare questo, no? proprio avere un iPhone, fare proprio le riprese video con l'iPhone la stessa giornata, fare le riprese video con la fotocamera, cercando di, non so, di rappresentare quello che può essere le riprese di un tutorial, quindi di una persona che spiega all'interno, una modella in esterno, tutto confuso, vedi col telefonino che riprendi questa ragazza e vedi invece il blur, diciamo così, lo sfocato cinematografico delle fotocamere che. Facciamo questo workshop, ok? Qualcosa di passaggio, cioè proprio gente comunque deve essere innamorato di video, che intravede, si intravede o cioè ci crede della potenzialità di questo qui, però non ha ancora capito potenzialità di questo filmato, piccolo filmato da condividere social, utilizzo della macchina fotografica, che cosa ha in più, che cosa non ha. E sì, potrebbe essere molto interessante. E qualche anche nozione, piccolo segreto, Sì, meno tecnico, più pratico. che cosa è e che colpisce e per social, no?